Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale Leggere Fotografia dopo questa breve pausa estiva nel quale volevo in realtà pubblicare due video ma non ci sono riuscito, ci siamo lasciati soltanto con l'ultimo di Claude Nourrit, Un'estate italiana, e adesso volevo riprendere con un libro e un autore cui tengo molto, un autore italiano con pianto purtroppo, e il cui talento è secondo me veramente sconfinato, e un autore intenso, è l'unica parola che mi viene in mente ora ripensando alle sue foto e alle foto che vedremo insieme. Sto parlando di Marco Pesaresi con questo suo libro Underground, Travels on the Global Metro. E Marco Pesaresi, per chi non lo conosce, è stato ed è ancora un fotografo italiano grandissimo, come vi dicevo. Nato a Rimini nel 64 e poi la sua vita si è conclusa in maniera tragica con il suicidio nel 2001. È stato un fotoreporter, un fotogiornalista, ma come vedremo un fotografo secondo me che è difficile inquadrare. Sì, diciamo la cifra sua fondamentale è quella del racconto, del reportage, ma con un'inclinazione comunque e un sapore molto personale, dove lui mescola anche diversi stili, diciamo così, fotografici o diverse impostazioni della fotografia, appunto di reportage e di strada. E un fotografo dell'incontro, vi lascerò poi anche in descrizione un link giù in descrizione dove ci sono delle sue, c'è cioè una sua intervista dove lui parla insomma un po' del suo lavoro, che la fotografia se l'è ritrovata addosso, che più erano i suoi diciamo momenti difficili che attraversava, più il suo sguardo si addolcisce, dice, più il mio sguardo si addolcisce, cerca la pace, a volte la trova. E in queste foto, lui, con queste foto, con le foto che lui ha fatto, anche per grandi testate giornalistiche come Il País, ma anche The Independent, ha lavorato in Italia, mi sembra, con Panorama. E queste foto, noi, diciamo, in queste foto noi rintracciamo sempre questa sua grande voglia di incontrare, di trovare un contatto con le persone, di in qualche modo cercare, ecco, diciamo che la persona, l'uomo, inteso come l'essere umano, è il suo punto di partenza, la sua ricerca, quello che secondo me, a mio modo di vedere, lo muove e lo fa andare avanti per le strade del mondo, in questo caso per le varie metro, per tante metro che lui ha girato per il mondo, sempre con in testa questo progetto, il progetto di in qualche modo raccontare gli uomini attraverso, diciamo, l'incontro che lui può avere nelle metropolitane, quello che lui può osservare nelle metropolitane. Questo, diciamo, inizia questo suo percorso nelle metropolitane un po' casualmente, la prima volta a Londra, e poi dopo capisce che quel luogo lo interessa. E una volta racconta, poi qui alla fine, qui c'è una introduzione di Francis Ford Coppola, ma alla fine abbiamo proprio le sue parole, le parole di Marco Pesaresi, perché descrive quello che le motivazioni alla base di questo libro. Ecco, lui capisce poi in uno di questi suoi scatti in metropolitana, parlando con dei ragazzi, insomma, punk o dark, adesso non ricordo, qual era veramente la possibilità che lui aveva con questo lavoro, cioè di incontrare tutte le persone del mondo, tra virgolette, perché la metropolitana è un luogo dove io credo appunto bisogna aspettare, cioè le persone arrivano, non bisogna andare in giro, ma se io sto in metropolitana io vedo tante tipologie di persone passare, e in questo modo lui può raccontare e può cercare in qualche modo di entrare dentro la persona, di indagare la persona,
a tutte le latitudini del mondo. E poi c'è un'ultima cosa che vi dico prima poi di passare alle foto. Marco Pesaresi dice che lo interessava in particolar modo la luce. Noi sappiamo che in metropolitana ci c'è quella luce un po' artificiale, fluorescente, e questa diciamo restituisce un incarnato diverso delle persone. Le persone le modifica, anche i metalli vengono modificati rispetto a quando noi li vediamo alla luce del sole. In realtà io dico li modifica, però direi, dall'idea che mi sono fatto, dal fascino che ho subito, insomma, vedendo queste foto, che questa luce in realtà non trasforma le persone, ma le restituisce in maniera diversa. E ho cercato di chiedermi perché poi fosse così interessante per il fotografo, per Marco Pesaresi, e poi comunque anche per chi le guarda. Perché quella luce è così interessante? Beh, perché appunto quella luce non trasforma le persone, ma le restituisce in un altro modo. Ci dà forse l'idea e ci fa accarezzare l'idea che noi possiamo entrare nel mondo interiore di quella persona, quella parte di se stessa che lui nasconde perché non è socialmente opportuno mostrare, oppure quelle parti di noi stessi che noi non conosciamo. Ecco, questa particolare ambientazione, questa particolare atmosfera che solo la metropolitana sa dare, quasi ci fa accarezzare l'idea di poter raggiungere questo obiettivo, cioè quindi veramente di entrare dentro le persone. E credo che, almeno secondo la mia fantasia, questo sia un po' il fascino dell'atmosfera metropolitana e di come questa si riflette sulle persone, perché lui appunto fotografa non tanto le cose, ma è la persona che gli interessa sotto quella luce. E niente, io ho parlato già troppo e adesso andiamo a vedere subito però le foto di questo libro straordinario. Ed eccoci qui sul libro di Marco Pesaresi, Underground. Vi ho introdotto, insomma, le motivazioni alla base di questo libro e niente, adesso vediamo subito delle immagini che ho selezionato. Qui abbiamo questa prima immagine che magari non ci colpisce dal punto di vista, come dire, formale, estetico, anche se c'è, già vediamo questa parete di questo colore molto interessante con questi visi di colore che sono, diciamo, hanno una bella composizione dal punto di vista proprio dei cromatismi, ma secondo me è interessante perché ci fa capire proprio la sua vicinanza alla scena, ai soggetti. Questo primo piano così sfocato ma ovviamente assolutamente leggibile quasi ci fa percepire il movimento del fotografo ad andare avanti, a incontrare, a non sottrarsi a questo incontro con le persone, ma andarli proprio, diciamo, incontro, superare, andare oltre, andare a queste persone che aspettano la metropolitana. Qui siamo a New York, perché le metropolitane, insomma, sono divise un po'. Il libro è diviso, diciamo, in varie parti, non capito il materiale, in varie parti. Ogni parte, ogni gruppo di foto è, diciamo, appartiene a una città. Qui siamo con New York, sempre New York, e qui abbiamo due foto molto interessanti. Vediamo prima questa, ma la si legge, diciamo, la si comprende pienamente soltanto se poi la si associa anche alla seconda. Vedete, qui è chiaro che questa parete rossa è molto grafica, quindi lui è anche, diciamo, bravo a mettere insieme le varie tinte, i vari colori. È chiaro che lo abbia colpito questa parete rossa e questi due soggetti. Vedete, questi due soggetti indossano praticamente gli stessi occhiali, il giubbino di pelle, sono praticamente simili, quasi uguali, direi, e con questa poi linea di fuga, questa punto di fuga che lui lascia per dare un po' più di respiro alla scena. E vedete come però è funzionale per capire il messaggio, diciamo,
dobbiamo guardare anche un po' questa seconda scena. Dal punto di vista compositivo, noi vediamo questo movimento della metro che in qualche modo contrasta con la staticità di questi soggetti che stanno aspettando, forse vanno al lavoro, e sembrano proprio delle note così cadenzate, fisse, lapidarie, con questi impermeabili così, così scuri. E tutto questo ritmo è però interrotto sapientemente dallo sguardo di questa persona che guarda però il fotografo. E anche qui, diciamo, c'è una sorta di tema, secondo me, di fondo, che è quella dell'uniformità, ci fa pensare anche un po' alla globalizzazione. Infatti teniamo a mente questa foto perché, diciamo, ci tornerà utile anche dopo. E in qualche modo ci fa pensare a come le persone, noi persone, tendiamo, vogliamo, diciamo così, emergere anche queste persone, diciamo, vogliono, diciamo, distinguersi, no? Tutti quanti noi tendiamo a voler avere una nostra identità, ma questa identità passa per forza poi da una sorta di omologazione che può essere, ad esempio, la moda, come anche in questo caso gli impermeabili, o diciamo appartenere a una sempre, diciamo, sia a una moda, indossando i giubbotti di pelle, atteggiandoci in un certo modo. Ecco che quindi la sensibilità del fotografo è quella di anche, appunto, come vi dicevo prima, incontrare le persone, ma per cercare di star dentro le persone, di partecipare alla vita delle persone, al modo di essere, anche una diciamo un continuo forse interrogarsi sul modo di essere, sulle persone, sull'esistere in qualche modo. E qui abbiamo un'altra foto, diciamo così, tra il divertente, il simpatico e il trasgressivo che lui ci offre. E ci saranno foto poi dei suoi lavori successivi, diciamo, ancora più trasgressivo, dove lui fotografa prostitute o comunque una sessualità esibita. E anche qui però in queste foto, diciamo così, essenziali, dove non c'è più la composizione che magari abbiamo visto nella precedente foto, ecco, anche qui la sensazione che abbiamo è quella di estrema vicinanza e partecipazione a quello che è legame con le persone, a quello che succede. Come vi dicevo, poi vi lascerò in descrizione un video dove si vede Marco Pesaresi proprio alle prese con un mercato, dove lui fotografa un mercato, e vi renderete conto di come lui sapeva stare in mezzo alla gente. Anche qui abbiamo un Marco Pesaresi che mostra le sue capacità di fotografo a colori, perché le tinte del giallo, dell'arancione e del rosso si sposano perfettamente anche col verde del cappello. E a me ha colpito molto anche queste sopracciglia lunghissime che praticamente coprono quasi il berretto di questo soggetto, ma anche quindi l'ironia, però sempre con un filo di, diciamo, inquietudine, perché sembra quasi una decapitazione. Questo treno che passa sembra quasi, diciamo, poter portare via, ovviamente c'è spazio, ma dà la sensazione di poter portare via questa testa. Qui siamo invece a Calcutta, in India, e ecco, qui, diciamo, c'è più il lato, potremmo dire, reportagistico di racconto. Vedete, queste persone sono in fila, ma sono praticamente una addossata all'altro, un qualcosa che probabilmente nelle città occidentali più ricche non vediamo. Si tiene sempre a mantenere una distanza, come dire, anche di sicurezza, vorremmo dire, personale, ma non di sicurezza, diciamo, come potremmo pensare, per che ci possono derubare o qualcosa, ma anche proprio uno spazio privato da mantenere in qualche modo. E anche qui questa foto è interessante proprio per il discorso delle luci,
che restituisce i soggetti in un altro modo. Questo omone alla luce del sole sarebbe interessante, ma qui con queste luci diventa ancora più interessante, con questi occhi pesti, è una presenza imponente e un po' ostile, e appunto per questo secondo me questa foto così riesce e ci comunica qualcosa. Ancora qui a Calcutta possiamo vedere dal punto di vista compositivo come lui utilizza la sezione aurea, secondo me. La sezione aurea cos'è? Dobbiamo immaginare come, diciamo, quel motivo geometrico all'interno della conchiglia della lumaca. Quindi se noi disegniamo questa spirale, le leggi, così diciamo, si direbbe, della composizione ci dicono che tutto ciò che si trova lungo questa spirale è molto gradito al nostro occhio, e questi piedi, queste gambe, questo braccio che ci portano a questa persona rendono dal punto di vista compositivo la foto assolutamente riuscita. E c'è anche il racconto, perché noi qui, soprattutto noi occidentali, siamo colpiti dal fatto che una persona possa stare nuda, seduta sul pavimento o camminare scalza, ma è così. Quindi c'è anche qui il racconto della cultura, di una cultura. E oltre al fatto che poi lui ha diviso così la parte inferiore del corpo con le gambe e i piedi e il busto. Ma è sicuramente voluto questa, diciamo, composizione sulla sezione aurea. Io non sono uno di quelli che pensa che bisogna farsi una malattia della cosiddetta analisi strutturale, cioè vedere le linee e così via, che pur ci sono. Però qui in questo caso è proprio evidente che lui ha cercato questo tipo di composizione. Siamo qui invece a Madrid, torna il discorso della luce, torna un discorso di trasformazione, ma di restituzione dei soggetti in maniera diversa, quello che vi dicevo prima, di come questa luce in qualche modo restituisce i soggetti in una maniera diversa. E questa modifica è ancora più riuscita perché questo soggetto con un ombrello in un contesto assolutamente chiuso, così dipinta, camuffata nel volto, ecco, questa modifica, questa tra virgolette trasformazione, che trasformazione però secondo me non è ancora più riuscita, questa restituzione del soggetto in maniera diversa da come noi la vediamo alla luce del sole. Anche qui i suoi incontri nella metropolitana, qui sempre a Madrid, spesso noi troviamo come lui sappia sapientemente mettere insieme soggetti che sono un po' agli antipodi, ma non in maniera forzata. Questa è una foto, secondo me, riuscitissima perché, come diceva Roland Barthes, anzi, gli opposti ci sono, ma non perché sono stati inseriti lì in maniera forzata, ma perché non potevano che non essere lì in quel momento, in quella immagine. Qui abbiamo quindi il ragazzo col gruppo rock sulla maglietta, e invece il candore dei peli e delle suore. Ancora qui, un'altra capacità, quella di Marco Pesaresi, cioè quella di in qualche modo passare da un registro più serio, intimo, anche a volte tragico, come vedremo, a un registro più poetico. Ecco perché dicevo la difficoltà, secondo me, di incasellarlo in un registro preciso, in un modo, diciamo, una fotografia precisa. Qui abbiamo il bacio, ma lui si concentra anche nel tenere questo poster così graffiato che ci conduce questa persona e poi ci spinge a guardare oltre, a questo bacio così travolgente.
E graffiante com'è questo manifesto appunto strappato, c'è proprio anche qui la passione, il contesto, l'utilizzo del contesto, il grande fotografo riesce a utilizzarlo proprio per rafforzare, diciamo, come dire, lo strato, l'aspetto emotivo della situazione. Qui questo manifesto è proprio rispecchia quello che magari stanno vivendo questi due soggetti, questo ragazzo e questa ragazza. E qui abbiamo una foto sempre a Madrid. Lui nelle ultime pagine del libro racconta di come questi due ragazzini lo abbiano puntato con questi coltelli e lo abbiano costretto praticamente a fotografarlo dietro questi graffiti, e lui ovviamente ha consentito, e dopo la foto loro erano, diciamo così, contentissimi, e brandivano questi coltelli, li agitavano appunto con gioia quasi. Ancora qui un'altra anima, diciamo così, di Marco Pesaresi, cioè quello di sfruttare anche i riflessi, quindi qui una veste più prettamente grafica del fotografo riminese, quindi sfruttare le vetrate per dare, diciamo, più profondità, confondere i soggetti, rendere comunque l'immagine più interessante, meno facilmente leggibile. Qui siamo a Tokyo, qui su Tokyo lui racconta tante cose interessanti, racconta di come fosse difficile per lui fotografare a Tokyo perché c'erano così tante persone durante il giorno che andavano a lavorare che per lui era praticamente impossibile concentrarsi su una scena che potesse essere interessante, mentre invece la sera, con le persone che erano ormai tornate a casa e c'erano più pochi soggetti, e lui riusciva quindi a concentrarsi a fotografare e a trovare scene interessanti. Anche qui queste persone, queste due bambine con queste borse che sembrano degli adulti, ci racconta qualcosa probabilmente della cultura giapponese, ci racconta del loro modo di vivere, anche loro con questi impermeabili, e anche questa immagine va letta, secondo me, vicino a quest'altra immagine dove ritroviamo le persone vestite allo stesso modo, come era a New York. D'altronde, tutti dicono che praticamente Tokyo è una città metropolitana come quella di New York, e la cosmopolizzazione ha appiattito quelle che potevano essere le differenze culturali tra i due paesi. Ecco perché questo viaggio tra le varie metropolitane è così interessante, perché addirittura riesce a mettere insieme persone di latitudini diverse, raccontando le loro differenze, ma poi facendoci anche individuare le loro similitudini. Poi c'è questa immagine dove noi ritroviamo, diciamo, la grande perizia, la grande sì, perizia poetica, insomma, di dare un'immagine, di dare immagini poetiche a fianco ad altre che invece sono più tragiche, come quelle dei coltelli o della tossicodipendenza, che vedremo anche dopo. Qui questo pallone rosa che copre il volto dell'adulto che guarda la bambina è un'immagine molto suggestiva, forse perché racconta proprio del rapporto tra adulto e bambino. Il bambino dipende dalla sfera genitoriale, ma cerca anche di superarlo. Forse questo palloncino che graficamente ci colpisce, ci fa sorridere, ci può dare anche questa suggestione, lo scavalca, non se ne cura. E l'adulto allo stesso tempo cerca di decifrare quelli che sono i codici comportamentali del bambino, codici che probabilmente ricorda, ma che deve in qualche modo decifrare per entrare nel suo mondo e viceversa. Quindi due mondi che si rincorrono, si susseguono e sono legati poi idealmente da questo
filo molto tenero che è quello del palloncino. Anche qui siamo a Parigi invece con questi due soggetti, anche qui il bianco, la faccia dipinta d'oro, sempre con queste luci che modificano, e invece il suo opposto, la donna di colore. E anche in questo caso dobbiamo leggerla insieme a quest'altra immagine. Le scene probabilmente la rivoluzione francese con questi cappelli, e invece l'antico e il moderno. Penso siano questi due ragazzi ebrei con questi loro cappelli. E quindi anche qui diciamo passato, presente, multiculturalità in qualche modo che trovano una sintesi, trovano un incontro. Anche quindi un registro qui più ironico da parte di Marco Pesaresi. Quindi ecco ancora un'altra sua anima, ancora un altro suo stile fotografico che lui ha dentro di sé praticamente. Qui siamo a Mosca, la ricchissima metropolitana di Mosca, e qui anche qui l'ironia e la rarità di incontrare un soggetto vestito da King Kong. O anche ora qui quest'altra foto, dicevo, molto tenera con questi occhi. In realtà questa è una foto che parla di occhi, quelli del gattino, che sono anche quelli della bambina e viceversa, e quelli invece dell'adulto più distratto, più preso dai suoi pensieri, forse guarda qualche altra cosa. Anche qui un gioco di opposti in qualche modo, così come qui l'immagine è divisa in due, da una parte l'uomo, da una parte l'animale. Anche qui un'immagine simile a quella che abbiamo individuato per Parigi, con il muro, le mattonelle, con questi cromatismi che funzionano, il blu-verde con l'arancione, e l'immagine delle lavoratrici che in qualche modo fanno eco a queste donne che portano queste borse così pesanti. E qui ancora un'immagine che gioca su questo, più di tante altre, gioca su questa idea di luce trasformatrice, i capelli che si sposano con i colori alle spalle, i tempi di scatto lento che in qualche modo ci restituiscono questo leggerissimo mosto, tutto contribuisce a dare quella sensazione di poter quasi, come dire, vedere le persone per come sono interiormente, per come cercano di nasconderlo e per come, invece, diciamo, per quegli aspetti che sono invece magari, non conosciuti dalla stessa persona, da noi stessi. E con questo rosso che appunto sembra dare quasi un'immagine da Joker, appunto, proprio in questo gioco di trasformazione, come dire, le due facce della stessa medaglia. Ancora qui immagini che, come ci ha abituato per tutte le foto che abbiamo visto di Marco Pesaresi, immagini che hanno ancora un'altra veste. Qui quindi non soltanto raccontare la realtà, ma a volte trascenderla, quindi scegliere l'inquadratura per dare un messaggio diverso. Qui la direzione è chiara, la diagonale è chiara e ci spinge, diciamo, dall'alto al basso. Qui questa persona in realtà probabilmente sta osservando questa luce che però le illumina il volto. E quindi una quasi
una discesa dal più alto alle cose più quotidiane, come il bere, e quindi una sfumatura che il fotografo dà alla foto, quasi appunto religiosa. Così come anche qui non c'è la volontà di trascendere la realtà, qui invece la realtà è proprio quella che è. Però anche qui abbiamo questo tema religioso, perché la metropolitana, appunto, come dicevo all'inizio, è il punto di incontro dove noi appunto possiamo vedere e osservare tutte le tipologie umane possibili. Compresa questa di questo ragazzo che sembra vestito con questo copricapo che ha una testa di uccello. Qui siamo in Messico, col tatuaggio che riprende la scure, la morte. Ancora qui la sua sensibilità, sempre verso la luce e il colore. Questo soggetto, sempre qui in Messico, che guarda quasi digrignando i denti, questa sorta di divinità forse. E sotto invece gli amanti, che come quelli della foto precedente sotto il manifesto strappato, invece sono chiusi nel loro mondo, non ci sono per nessuno. Anche qui il tema forse della globalizzazione, questi capelli uguali, queste basette, e le troviamo in Messico, ma avremmo potuto trovarli forse anche a New York. Qui siamo invece a Milano, le foto davanti alla biglietteria, al movimento. Ancora qui lui viene colpito dai gesti teneri. E ancora qui vediamo come questo gesto tenero sia un gesto prolungato, perché c'è questo soggetto quasi irriconoscibile che si muove, viene verso di noi. E quindi grande tenerezza, ma anche grande drammaticità. Lui vuole conoscere tutto delle persone. Il fotografo vuole incontrare il soggetto umano nella sua interezza. Come questa foto vi faccio vedere, che però è particolarmente dura, quindi qualora non vi va di guardarla perché riprende un tossicodipendente con un ago nel braccio, potete andare 10 secondi avanti. Ed è appunto questa qui, sempre scattata a Milano, quindi foto, come dicevo, anche di grande impatto, di grande intensità. Questo è il minimo denominatore delle foto di Marco Pesaresi. Lui non ci risparmia niente, come vi dicevo. E qui siamo a Londra, dove in realtà tutto è partito. Il suo primo viaggio in metro è stato a Londra per effettuare un lavoro, e poi da lì ha avuto l'idea, come vi dicevo, di viaggiare tutte le metropolitane del mondo. Qui ancora una volta registro un po' dell'ironia, i soggetti che sono poi ripresi dai soggetti invece statici disegnati alle loro spalle, che con questo sguardo, insomma, sembrano e non si curano ovviamente dei soggetti vivi, quindi ancora statico e dinamico, finzione e realtà, opposti che cercano una sintesi nella stessa immagine. E siamo alle ultime due foto che ho selezionato. Ancora qui l'università, scusatemi, l'uniformità, e in qualche modo la globalizzazione, i walkie-talkie, le cuffie, la moda, e invece gli sguardi, quelli più persi all'interno di questa cornice che fa sembrare questo soggetto quasi un pesce in una bolla, un
ancora, quindi la capacità, la grande capacità del fotografo di poter, di riuscire a dare sempre un significato molto profondo a un'immagine che potrebbe sembrare invece banale. Ancora qui tutti questi soggetti. Io credo che lui, dopo aver parlato con questi dark, abbia avuto appunto l'idea di questo progetto nelle metropolitane. Ancora qui il registro dell'ironia, con la persona di colore sul manifesto che forse intenta cantare o a suonare uno strumento, e le persone che vanno al lavoro. E chiudiamo con questa foto di grande tenerezza, queste due foto, questo bacio molto essenziale, molto diretto, come un po' quello che avevamo visto all'inizio per la metropolitana di New York. Quindi il libro si chiude un po' come si era aperto, con una profonda dolcezza, come diceva lui, che nei momenti di difficoltà il suo sguardo si addolciva, e attraverso la foto lui riusciva anche a volte a trovare questa serenità. E la mia suggestione è che sia stato proprio questo suo modo di vivere, molto travagliato, forse tormentato, a dargli proprio quella sensibilità che solo i grandi fotografi e i grandi uomini come lui era, appunto, hanno avuto e hanno poi messo al servizio della fotografia. Ecco, quest'uomo che esce di scena sulle scale, in questa luce che ha dominato tutto il libro, e la poesia, la tenerezza di due palloncini, forse lasciati da un bambino, forse per una festa, lì che in qualche modo volano e sono tesi verso l'alto. E niente, questo era il libro incredibile di Marco Pesaresi. Io spero che questo, diciamo, viaggio nelle metropolitane che ci ha fatto fare vi sia piaciuto, così, questo viaggio così intenso, come ho più volte detto. E vi lascio con una frase che poi era di Marco Pesaresi proprio, che è stata, diciamo, trovata, scritta, e che lui dice a un certo punto: riflettendo su questa travagliata mia esistenza, mi accorsi di saper amare, punto. Vi amerò per le strade del mondo. Ed è quello che lui effettivamente ha fatto, questo libro, così come anche il lavoro, un altro lavoro che lui fa molto intimo, molto personale, su Rimini in bianco e nero, è proprio una testimonianza d'amore verso le persone, nel senso che a lui interessano le persone, lui cerca di stare con le persone, di stare nel mondo, di entrare dentro le persone con la più grande partecipazione personale possibile. E niente, noi ci vediamo adesso al prossimo video, spero che vi sia piaciuto, e al prossimo video. Ciao a tutti, grazie.